Benvenuto a tutti. Oggi presentiamo una ricetta che è un dessert dove andiamo a recuperare magari dalla colomba che durante il periodo pasquale ci ha avanzato. È una colomba praticamente servita con dello zabaglione. Lo zabaglione potete fare con qualsiasi tipo di vino purché sia leggermente dolce. Può essere un Marsala, potrebbe essere un moscato di scanzo, lascio a voi la scelta. Noi in questo caso abbiamo un moscato passito giallo. Cominciamo dividendo i tuorli d'uovo dal bianco, in questo modo, e conserviamo un mezzo guscio questo per esempio, che ci servirà da dosatore per lo zucchero e per il vino. In poche parole, con 3 tuorli d'uovo, 3 mezzi gusci di zucchero, 3 mezzi gusci di vino. A questo punto mischiate bene il tutto e andate direttamente sul fuoco. Potete utilizzare anche un po' il sonetto in rami, in questo caso noi abbiamo abbastanza di montagna. Quindi lavoriamo velocemente, abbiamo un torto consistente, continuando a mischiare lo zabaglione. Fate sempre attenzione a non far coagulare l'uovo, altrimenti esce una frittata dolce. Quando vedete che comincia a prendere, continuate a mantenere la bacinella calda, nella pastatella calda, e continuate a mischiare. Come vedete, creando una crema densa, continuate a mischiare mantenendo sempre la pastardella piuttosto calda in modo che l'acqua in eccesso evapori. Andiamo a tagliare la colomba avanzata. In questo modo. Recuperiamo le estremità che non butteremo ma andremo a utilizzare dopo. Immergiamo nel bicchiere. Versiamo un po' nel nostro zabaglione. Sgraniamo gli amaretti con le mani, aggiungiamo la seconda parte di colomba, un'altra parte di zabaglione, le parti esterne le andiamo a recuperare in questo modo. Completando il dessert con un poco di amaretto. Ecco qui terminato il dessert, facile e buono.